L'azienda di costruzione strumenti oftalmici CSO è nata più di 40 anni fa a Firenze per opera di Sergio Mura e Giuseppe Matteuzzi. L'azienda si è poi stabilita a Badia Settimo, alle porte di Firenze, e conta un numero di addetti pari a circa 150 unità. Forte della tradizione toscana, nata con Galileo Galilei, CSO ha saputo far propri tutti i segreti importati dai sapienti artigiani fiorentini ed applicati da un'imponente catena produttiva. Dagli anni 80 CSO si è imposta nei mercati europei ed extraeuropei, esportando il Made in Italy fino nei paesi asiatici. I materiali utilizzati sono di prima qualità, nessuno di loro viene trascurato per screditare la qualità del prodotto. Recentemente sono stati anche utilizzati materiali innovativi ed antigraffio per la realizzazione delle unità di refrazione e di pianetti di lavoro. CSO è presente al Mido con importanti novità. Da sempre attenta all'innovazione, l'azienda fiorentina espone nuovi strumenti ed unità di refrazione realizzate con nuovi materiali. Lo strumento di punta della produzione di CSO è la lampada a fessura. La lampada a fessura si è evoluta nel tempo, diventando prima digitale ed integrando infine una sorgente luminosa a LED. CSO ha prodotto topografi corneali fin dai primi anni 90. Oggi i topografi corneali sono stati resi digitali ed equipaggiati con software di ultima generazione. L'evoluzione della topografia corneale ha portato allo sviluppo di uno degli strumenti ultimi nati in casa CSO, è il Sirius, strumento ad alta tecnologia che integra le funzionalità di un topografo corneale con quelle di una camera Scheinflug, dando vita ad un topografo tridimensionale dalle capacità quasi illimitate. Cobra è invece una fundus camera innovativa. Con i suoi 2,2 mm di diametro pupillare minimo di lavoro, è uno strumento che sorprende gli utilizzatori per la sua incredibile semplicità d'uso. Al Mido è esposto un esemplare unico, interamente dipinto a mano. L'esame della cornea, in tutte le sue parti, è oggetto di un'attenzione particolare da parte dell'azienda e per questo è stato sviluppato un microscopio endoteliale, capace di effettuare un'analisi dello strato endoteliale della cornea. Lo strumento, che ha già riscosso un grande successo in molti paesi, in particolare in Cina, Corea e in Brasile, è stato completamente reingegnerizzato per dar vita al nuovissimo Perseus, strumento capace di effettuare l'esame endoteliale in modo completamente automatico. Le ultime unità realizzate dalla casa fiorentina, entrambe esposte al Mido, sono Future Deluxe e Vintage, due bellissimi esempi di queste strutture di nuova concezione. Chiude questa nostra panoramica sulla produzione di CSO il RetiMax, uno strumento diagnostico per esami di elettrofisiologia. Lo strumento, unico nel suo genere, consente di prevedere patologie glaucomatose con un tempo di previsione fino a 5 anni.